Ciao a tutti e benvenuti nel nostro primo video. Io sono Elena. E io sono Alessandra. L'argomento di questo video sarà The Sims 4. The Sims 4 è un videogioco in cui puoi creare delle famiglie e delle case a modo tuo e poi farle vivere. Oggi vi faremo vedere come creare i personaggi. Adesso iniziamo a creare la famiglia. Allora, partiamo da una ragazza, una giovane adulta, e inizieremo a modificargli la faccia. Allora, innanzitutto gli togliamo tutte le cose, iniziamo dal viso. Allora, direi le sopracciglia magari vanno bene queste, ma di un altro colore. Magari un po' più bruna. Ok, direi così. Va bene. Gli occhi vanno bene questi, magari di un altro colore. Ok, adesso li abbiamo chiusi un po'. No, direi di farli chiari, magari verdi. Ecco, sì, di questo colore va bene. Poi andiamo a modificare, a mettergli i capelli. Aspetta, prima il naso. Prima modificargli il naso. Glielo rimpiccioliamo. Ok. E andiamo adesso a modificare la bocca e il mento. Come bocca, teniamo, la cambiamo. E l'andiamo ad allargare. E il mento lasciamo questo. Adesso andiamo a mettergli i capelli. Allora, credo di farla a capelli magari corti ma non cortissimi, quindi una lunghezza media. E direi di farli. Ecco, questo andrebbe bene, però magari di un altro colore, magari la facciamo rossa. Quelli che mi piacciono di più forse sono i primi. O questi. Questi anche sono molto carini. No, direi di fare i terzi, quelli che abbiamo provato. Ecco, e magari farla rossa. Sì, carina, ci piace. Poi andiamo a vestirla. Per il quotidiano. Allora, direi di farla magari con una bella maglietta. Andiamo solamente a modificargli il corpo. E direi di andargli a mettere una bella maglietta con magari dei jeans. Allora, magliette. Quella con i gattini è molto bella. Quella lì corta, ma magari andiamo a mettere di un altro colore, magari questa azzurra, sì, carina, oppure quella con il cagnolino. No, direi di mettere quella con i gattini, più carina. E poi andiamo a mettere magari uno shorts di jeans. Quelli là che sono i più carini. E ci sono di questi colori, ma credo che metteremo quello bianco, che è molto carino. Come scarpe metteremo degli stivaletti normali, magari primi, che sono carini, e no, li lasciamo blu, neri, non neri, sì, più belli. E questo è il quotidiano. Al formale gli metteremo di sicuro un filo di trucco e magari gli faremo una acconciatura un po' più carina, magari uno chignon. Allora, come capigliatura facciamo una bella treccia, sì, molto bella. E poi il po' di trucco gli mettiamo un po' di un orecchino. Belli, sì. E una collana. Adesso passiamo al trucco. Allora, come trucco direi di mettere una cosa un po' scura, visto che abbiamo messo cioè anche lei un po' chiara. Quindi abbiamo messo l'ombretto, le liner, mettiamo la cipria e infine il rossetto, che a me piace. Ah, Cioè, ovviamente non cambiamo azzurra. colore, però tipo così, tipo magari rosa. Rosa, magari un po' più chiaro, perché questo viola no,
quello più scuro. Ah, questo è bello carino, questo. È molto carino. Adesso andiamo a vestirla. Allora, direi vestito. Sì, di sicuro. Magari qualcosa di molto, molto, molto elegante. Tipo, potrebbe andare... Questo, bianco. Sì, è molto bello, se è il più bello. E come gli metteremo le scarpe con il tacco, di sicuro. Quello là. Sì. Bianco, va bene. E adesso, sportiva, di sicuro... Adesso che vedo i fianchi sono larghissimi. Sì, adesso poi andiamo a modificarli. Questi. Gli farei una piccolissima coda, almeno così, capelli raccolti. Normale codina non c'è. I codini, madonna mia. Allora, c'è la treccia... La coda normale non c'è. Sì, c'è. Questa. Ecco, quella con la fascia va, mi piace, sì. Però ho notato che se abbiamo messo in formale sportivo i capelli lunghi, allora dobbiamo metterne anche... Ah, giusto. E allora andiamo a mettere... Potremmo mettere questi. Sì, oppure ma... la treccia. No, direi di mettergli quelli lisci normali. Questi qua. Ok, adesso andiamo qua. All'abbigliamento, magari allora, togliamo il trucco, magari no. Perché non andiamo truccati a correre, quindi i fianchi. I fianchi, aspetta che la modifichiamo. Glieli stringiamo un po'. Ecco, bene. E credo che gli metteremo una canottiera, una oppure felpa. Una felpa così. Così, carina. Magari dietro anche i cuoricini. Magari di un altro colore, forse viola è più carina, non lo so. No, direi che va bene rosa e magari con un pantaloncino appunto per andare a correre. Magari questo. No, direi di mettere... Nero. Ah, giallo che si abbina con la cosa. Un altro? Ci sono altri pantaloni? Magari i leggings. Ah, i leggings. Okay. Che forse sono meglio. Quei leggings magari neri o bianchi. No, neri vanno bene. Ok, e le scarpe da ginnastica. Mettiamo quelle lì. Ok, bene. E pure sportivo è fatto. No. Da notte gli metterei la treccia, meno così i capelli legati per la notte non si annodano. Mettiamo la treccia, ovviamente senza trucco. E vediamo, possiamo decidere se fare corpo intero oppure superiore, cioè parti superiori o parte inferiore. Allora, io direi di mettergli magari un corpo intero, non so, una vestaglia. Allora, come corpo intero abbiamo questo l'asciugamano. Direi di no. Questa vestaglia molto carina, magari di un altro colore se ci piace. Poi vediamo dopo. Questa è sempre vestaglia. Sì. Accappatoio. L'accappatoio direi di no. È una cosa che... Un pigiamino, anche questo è molto carino, veramente. Una camicia, ma direi di no. Quindi possiamo decidere o tra questo o tra questo. Magari cambiando anche i colori. Allora qui ci sono questo azzurro, questo viola un po' azzurro, questo rosa, questo beige, questo grigio, questo rosa chiaro, questo nero, questo bianco, questo giallo e questo grigio, questo viola e questo rosa. Però a noi ci piacciono quello con i ricami magari, e direi rosa se scegliamo questo. Invece nell'altro vestito ci sono questi colori. Allora c'è il nero, ma direi proprio di no perché non mi piace per niente. Il blu, il fucsia, il bianco con l'azzurro, l'azzurro, il viola e il bianco. Ma direi di mettere quello di prima, cioè quello sopra. Sì, il blu è il più carino, però non mi piace questo pigiama, quindi andiamo a mettere l'altro e lo mettiamo rosa. Così? No, l'altro rosa. Ecco questo qua. E mettiamo anche le calze. No, le ciabatte a coniglietto che sono le più belle. Sì, calze, le calze e le ciabatte. A coniglietto. Ok, adesso passiamo da festa. Allora, che brutto, mamma mia. Da festa, vestiti decidiamo dopo. Allora, come capelli, non so, tipo questi. Gira. Sono un po' da signora, forse.
Forse è meglio un'altra acconciatura, un altro chignon normale? Vediamo. Allora, così c'è questo. Sono i capelli corti, quindi meglio di ah, no. Abbiamo. Ci sono anche volendo questi capelli un po' con le sfumature, però. Però no, direi di no. Magari li lasciamo quelli di quando è quotidiana, oppure quello con la fascia. Poi, dopo, dobbiamo, quindi, aspetta, quelli? Da quotidiana, normale, sì. Come orecchini ci mettiamo magari questi qua. Sì, belli, mi piacciono. Però, di un altro colore. Bianco. O nero, come sono? Sì, anche nel bello secondo me. E magari gli cambiamo un po' di trucco e gli mettiamo anche un po' di rossetto. A trucco gli metteremo qualcosa di bello che si vede bene. Scuro magari? O no, chiaro. Di nuovo scuro no. Mettiamogli magari... Questo? Sì, è carino. Con l'eyeliner. L'eyeliner. La cipria. E magari mettiamo un bel rossetto anche strano volendo, ma non proprio azzurro. Ecco, questo... Più o meno. Sì, non è che mi piaccia tanto, da però... Festa. Si sbaglia. Proviamo ad altri. Ok, negli abiti direi di mettergli una cosa veramente da festa, quindi andrei in corpi interi. Magari lo dog. Ci sono lo dog, che però qui non c'è. Se troviamo... No, perché io ce l'ho, ecco, però dobbiamo trovare. Perché altro. Togliamo allora, la testa. Ecco, lo dog, c'è il pagliaccio. C'è pure il... cambiare, ovviamente. C'è il pagliaccio, che non mi piace per niente. Questo tipo... Strega. Conte Dracula. Questo vestito. La principessa Leila. Mi piace molto da Lara Croft, che è quello giù, questo qua. Sì, madonna mia. No, direi di no. Dog. Forse il più bello è da dog. Però facciamo che, con la senape. Con non so cosa sia. E oppure... No, direi di metterlo con la senape. Forse è il più carino. Ok, e da festa poi magari le scarpe. Mettiamo quelle da pagliaccio. No, vabbè. Magari mettiamoli più decenti. Non ce n'è. Bene, questo ci piace molto. Ovviamente. Vabbè, da festa. E per andare... La festa in maschera, sarebbe. E allora... Ci sarebbe anche questo. Belle, ecco, quelle sono le cose proprio della principessa Leila. E da outdog non so come se si potrebbe vestire. La faccio da outdog, visto che ce l'avevo, ma non so più dove è finita. Ma proviamo... Allora, così no. Senza testa. Così no. E così no, ce l'avevo, aspetta, adesso la cerco perché qui no, capelli forse, ma non credo, viso no, capelli, forse cerchiamo lentamente, mi dà fastidio che ce l'avevo, no, qua non c'è, senza testa, vai fino in fondo, vediamo, no. Questi neanche, ma magari... No, aspetta. Al lavoro... Allora, gioco base. È del gioco base, mi sta... Non è che se... Oddio, questa cosa... No, che brutta. Vabbè, magari non gli metto... Principessa Leila. No, sì, metà principessa Leila con hot dog. Vabbè, non importa. Vabbè, gli lasciamo così. Se va poi bene. La troveremo, la metteremo. Costume da bagno, allora direi o intero o due pezzi. A due pezzi? Allora, come due pezzi abbiamo questo qui. Direi proprio di no perché non mi piace. Possiamo anche cambiare colore volendo, sono anche quelli a tinta unita. Ah sì, magari dopo ci pensiamo, vediamo gli altri. Poi c'è questo la fascia. Qui, la fascia, ci sono anche colori diversi. Questo qui come primo manno. Magari questo qui è più decente. Allora, iniziamo a mettere magari il colore. Magari mettiamo blu. Ma aspetta. E poi come mutandine ci sono...
Questo è blu. Blu, ovviamente. Se invece vogliamo una parte intera, abbiamo questo, quarti, ma non mi piace per niente. A me sembra vestito, questo qua un po'... Questo è più bello, secondo me è il più bello di tutti, ma non glielo metterei bianco, io lo metterei di un altro colore, poi ci sono altri, ma quelli non ci piacciono. E secondo me va bene viola, questo qua viola, e magari di raccogliere i capelli in qualche modo, con... in piscina, direi. Ah, senza trucco di sicuro, e i capelli non pelata. Sì, non pelata, adesso li troviamo. E magari qualcosa di magari raccolto. La fascia che gli avevamo... Ah no, questa qua. Di nuovo questa? Quella che sì, c'era già in formale? Ok, va bene, ci piace. Allora, ciabatte direi di no. Io direi, visto con l'espansione giorno da bucato, mettiamoli anche... un outfit per stare in casa. Ok, non bene. Non è che sta con le scarpe. Allora, allora, come stare a casa? Capelli. I capelli, punto, proprio per questo. Avevo giorni di bucato. C'erano questo qui, ma non mi piaceva tanto. Invece questo qui che è molto da mamma, visto che poi magari gli faremo anche la figlia. Sì, bebè, questo è abbastanza carino. Con la pinza, molto carino. Sì. Direi di sì. Trucco ovviamente no, perché no, in casa. L'outfit, allora l'outfit, vediamo quello che di magliette che ci danno. Abbiamo questa qui con vari colori, ma per stare in casa direi di no. No, abbiamo questo qui che non sarebbe male, c'è anche tinta unita, poi c'è quella magliettina normale e magari il top sotto che è molto carino. Sì, il quello top, lì magari viola, no, non sta bene con la sua carnagione, neanche con i suoi capelli. Magari metti bianco, col la bianco là così. No, direi di metterglielo nero, forse è il più carino. E come pantaloni abbiamo un po' di cose. Allora, come giorno da bucato magari non sono tanto carini, però abbiamo questo qua. Ma direi di no, perché comunque non è che sta in casa con i pantaloncini. Magari anche un leggings gli andrebbe bene. Di leggings o... cos'è sta roba? Sono nuove? Ah, le calze sono. Ah, vabbè. No, sono orribili comunque. Abbiamo questi leggings molto carini. Neri, come andrebbero? No, direi magari di no. Magari azzurri sono carini. Poi quelli con gli animali carini, però. Carini. Magari questo no. No, marroni no. Rosa. Poi ci sono viola, quelli con i cuoricini, rossi, sì, rossi sono carini, veramente. Veramente fucsia, però non importa. Ah, va bene. E come scarpe allora, direi di metterli le ciabatte. Eh sì, però con le calze, perché non è che faccia così caldo, ma vabbè, in casa magari sì. E li potremmo mettere... un altro paio di pantofole, quelle lì... No, quelle per andare a dormire vanno troppo bene. Allora, queste magari di un altro colore, perché nere sì. Top. Ok. E questo... Ah, e come questo outfit avevo visto anche queste qua, se piacevano. Queste qui? No, direi che sono più belle le altre. Mettiamo come quelle di prima. Ok. Ok, bene. Questo qui, allora. Questo qui quotidiano. L'outfit quotidiano. Questo per stare in casa. Questo formale, bellissimo. Questo sportivo. Questo da notte. Questo da festa. E questo da bagno. Direi che con l'outfit ci siamo. Allora, io direi, vediamo. Allora, io direi amante della famiglia, no, prima amore, romantica, perché lei deve essere romantica. Anima gemella vuole trovare. Sì, poi direi amante della famiglia di sicuro, perché comunque faremo... avrà una bambina. Sì. Che adesso magari creeremo. E poi mettiamo amante dei gatti, amante dei cani, perché comunque... gli animali sono... Allora, adesso andiamo a creare... il nome prima. Allora, scegliamo la casa, il cognome è Longo. Magari no, come la nostra compagna, cioè non amiamo. Dodaro. No, a me piaceva Rossi, come l'avevamo chiamata nella scorsa. Ok. Rossi. E poi Noemi, no. Nome lungo, Giada no, Silvia no, Alice no, Camilla no, Camilla Valentina Rossi no, Elena no, Federica Rossi, sì, Federica Rossi. Direi che è il più bel nome che si possa mettere.
Federica Rossi. Direi di mettere la camminata femminile. Vabbè, certo. Fatto. E la voce... La voce proviamo a sentire perché... Allora, come voce abbiamo... Ma questa andrebbe bene. Allora... Va bene. Allora, adesso stoppiamo. Sì, magari andiamo a creare anche un cagnolino, non so, un amico. Creiamo il cagnolino. Ok. Ho un gatto o un cane. Aspetta. Va bene, facciamo un gatto e un cane. Un gatto e un cane. Anzi, adesso facciamo solo un gatto e poi nel prossimo video faremo il cane. Allora, e la bambina. E la bambina. Allora, il gatto nero, bianco e nero. No, perché... È bellissimo. Chi è secondo... i gatti neri e bianchi? No, secondo me... Questa qui non ha gatti. Che brutto. E direi di andare a fare un gatto normale, magari. Ma è orribile. Ma il gatto normale era quello bianco e nero. E juventino pure, cosa vuoi di più? Che brutti, madonna mia, che sono sti gatti, però. Questo è carino, invece. Figurati se non metteva già ghiottone. Ma questo direi che è abbastanza carino. Proviamo, aspetta. Visto che faceva questo, magari proviamo a cambiare, tipo... Se c'è anche di un altro colore senza... No, mi piaceva quello, sì. Questo è carino, questo mi piace tanto. Magari ci sono anche tipo più chiaro. No, mi piaceva quello abbastanza, ci piaceva. Rosso, no, quello grigio mi piace. E rimettiamo anche il guinzaglio. Allora, prima collarino. Allora, femmina o maschio? Direi maschio. Che... Ecco, perché gli diceva femmina. Ok. E l'orologio. Poi il pelo lo lasciamo così. Il collare... Gli mettiamo quello con il papillon, mi piace troppo. Visto blu. Che è un maschietto, glielo lascerei blu. E bom. Va bene. Allora, direi ghiottone. No, direi di no, perché poi ci rompe sempre le scatole. Affettuoso. Che vuole fame. Affettuoso di sicuro, morbido sicuro. E esuberante no, forse... Che fa? Oh, bene, vomita il pelo. E direi... vai su. Amichevole, che deve essere. Ok, diciamo il nome. Spillo. E con questo video concludiamo qui. Allora, ci vedremo nel prossimo video. Ciao.